Dottor D'Abuzzo, pediatra storico della zona di Gragnano e Castellammare, l'importanza dei vaccini in questo periodo in cui le istituzioni nazionali insomma, stanno premendo per ampliare le vaccinazioni ai bambini? Noi siamo qui come, io sono come medico e come Lions, no? Per sollecitare i genitori a vaccinare i loro bambini e di non limitarsi a quelle vaccinazioni che vengono considerate obbligatorie, ma estendere la vaccinazione anche a quelle vaccinazioni cosiddette facoltative, che a mio parere andrebbero incluse nelle obbligatorie. E la vaccinazione poi dovrebbe riguardare anche le persone di una certa età. Noi potremmo avere certamente una diminuzione della mortalità anche nelle persone anziane se si sottoponessero anche loro alle vaccinazioni contro le meningite, quindi includendo il Menveo, che comprende cinque tipi, cinque sierotipi, così, contro l'infezione meningococcica e contro il tipo B, Bexero, e poi di fare anche la vaccinazione contro lo streptococco, contro lo pneumococco, streptococco pneumonie, che i bambini fanno normalmente, ma questa vaccinazione andrebbe fatta anche alle persone anziane e si risparmierebbero tanti lutti e tante malattie croniche per le persone anziane. Ma la nostra sollecitazione è per i bambini, perché se noi vacciniamo, cioè se la nostra vaccinazione arriva al 95%, per effetto gregge sono protetti anche quella quota che non è vaccinata. E quindi noi dobbiamo stimolare alle mamme a non credere ai falsi miti che le vaccinazioni portano all'autismo, perché non c'è nessuna relazione tra l'autismo e le vaccinazioni. Come è nata questa, scusi se la interrompo, com'è nata questa fonte? È stato un medico inglese che ora è stato radiato dall'ordine dei medici, che con un lavoro falso, che aveva messo in relazione la vaccinazione trivalente contro il morbillo, rosolia e parotite e l'insorgenza dell'autismo. L'autismo è una malattia che non ha nulla a che vedere con le vaccinazioni, perché è una malattia genetica, quindi autismo si nasce. Purtroppo la sintomatologia può essere così obsoleta, per cui i medici se ne accorgono soltanto quando il bambino ha 2-3 anni, ma il bambino nasce autistico, la sintomatologia compare più tardi. Purtroppo, si adducono alle vaccinazioni anche ad una questa campagna di vaccinazione da parte del Ministero, ad una spinta da parte delle case farmaceutiche? Lei che ne pensa? Assolutamente no, questa è un'assurdità. Un'assurdità, anzi fa bene il governo che negli ultimi tempi si è interessato di più al problema vaccinazioni, perché per un certo tempo si è lasciato un po' con ai genitori la libertà di scelta. Ora questa obbligatorietà noi l'abbiamo apprezzato, perché in modo tale che i bambini vengono vaccinati. Ma ripeto il concetto, le vaccinazioni vanno estese, non soltanto limitarsi a quelle che vengono definite obbligatorie, ma anche a quelle facoltative. Siamo qui in Villa Comunale stamattina come Lions, sempre attenti alla salute, sempre attenti ai problemi della salute della cittadinanza. Abbiamo un gazebo, speriamo che vengano molte persone per questa informativa sui vaccini che ci interessa particolarmente. Siamo anche impegnati sulle malattie genetiche e siamo impegnati quest'anno fortemente con Teleton, abbiamo una manifestazione il 14 dicembre a Supercinema di Castellammare, abbiamo un testimone di eccezione, Michele Placido, che farà uno spettacolo di 1 ora e mezza. Quindi questa sensibilizzazione è una sensibilizzazione sulla sanità e sui problemi della sanità a 360 gradi. Noi siamo impegnati come non mai, in prima fila e in trincea. Grazie.
Sono la presidente del Lions Castellammare di Stabia Terme. Ho aderito con grande piacere a questa attività, diciamo che è partita dai nostri Leo, perché nell'organigramma dei Lions c'è proprio un'area dedicata a questo problema dei vaccini, dell'informazione e della divulgazione. Credo che sia una cosa molto importante, perché abbiamo sentito il dottor Rapuzzo quante casi ci ha detto di persone che, non essendosi vaccinate, purtroppo sono morti. Noi con questo gazebo vogliamo fare appunto questo, cercare di divulgare e di far capire a tutta la gente che può passare per qua di come sono importanti le vaccinazioni. Spero che sia stato proficuo questa giornata e vi saluto e vi ringrazio.